a pagina 38 il libro riprende l'esempio delle oscillazioni del pendolo e calcola valore medio in certezza. Ripete la misura più volte, 6 volte, ottenendo questi valori, che sono tutti compresi in un intervallo che va da 14,3 secondi il valore minimo a 14,7 secondi il valore massimo. Come abbiamo detto prima, si fa il valore medio di questi tempi trovando 14,5 secondi. Qual è l'incertezza da associare a questo risultato? Guardando le misure effettuate si capisce che è stato utilizzato un cronometro che ha la sensibilità di un decimo di secondo. Lo capiamo perché tutti questi numeri vanno a salti di 0,1 secondi, 0,5, 0,6, 0,7 e così via. Allora verrebbe da associare a questo risultato come incertezza la sensibilità del cronometro utilizzato e quindi 0,1 secondi. In realtà bisogna prima calcolare l'errore massimo, che io chiamo semidifferenza ma si chiama anche semidispersione massima, che è dato dal valore massimo meno il valore minimo diviso 2. Nel nostro caso, nel nostro esperimento, 14,7 secondi meno 14,3 secondi diviso 2 fa 0,2 secondi. Poi bisogna confrontare questo risultato 0,2 secondi con la sensibilità del cronometro utilizzato che era di 0,1 secondi e scegliere la più grande di queste due incertezze. Quindi in questo esperimento bisogna scegliere 0,2 secondi. Infatti alla fine il risultato sarà il valore medio 14,5 secondi più o meno 0,2 secondi. Il motivo per cui va scelto l'incertezza più grande tra la semidispersione massima e la sensibilità dello strumento utilizzato è che in questo esperimento, per esempio, noi abbiamo misure che si allargano, per così dire, in tutto questo intervallo che va da 14,3 a 14,7 misure. Infatti questo è il valore minimo, questo è il valore massimo, 14,7 secondi. Allora, dare il valore medio con un'incertezza soltanto di 0,1 secondi sarebbe un risultato troppo preciso rispetto alla realtà dei fatti, perché le misure non stanno comprese fra 14,4 e 14,6. Quindi sarebbe troppo piccola l'incertezza di 0,1 secondi. È meglio l'incertezza più larga, 0,2 secondi, che tiene conto dell'allargamento delle varie misure in tutto questo intervallo. Infatti anche il libro raccomanda di assumere come incertezza il più grande tra l'errore massimo, cioè la semidifferenza, e la sensibilità dello strumento utilizzato. Qui la sensibilità è 0,1 secondi, l'errore massimo 0,2, quindi bisogna scegliere 0,2 secondi.